L'ultimo aggiornamento sulla situazione di Betelgeuse lascia perplessi gli scienziati. Un'istantanea unica degli eventi direttamente sulla superficie della stella gigante rossa dovrebbe fornire nuovi indizi su quando Betelgeuse esploderà come una gigantesca supernova. Le ultime osservazioni mostrano cambiamenti molto interessanti nella luminosità e nella struttura di Betelgeuse. Sono queste le indicazioni decisive che la stella sta avanzando più velocemente del previsto nella sua fase finale di vita? Questi sviluppi inaspettati sollevano interrogativi sulla data esatta dell'esplosione. Cosa sappiamo esattamente e dobbiamo temere? Le ultime osservazioni della supergigante rossa nella costellazione di Orione hanno ancora una volta smosso la comunità astronomica. Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, gli scienziati hanno documentato un fenomeno sorprendente che ha sollevato delle domande. Betelgeuse si è improvvisamente oscurata in modo drammatico e alcuni hanno pensato che potesse essere arrivata la fine della stella. Betelgeuse è normalmente una delle 10 stelle più luminose del cielo notturno e all'improvviso è diventata così buia che è scivolata al 21° posto nella classifica dei corpi celesti più luminosi. Cosa è successo? Innanzitutto, questo inaspettato e drammatico cambiamento nella luminosità di Betelgeuse ha scatenato un intenso dibattito tra gli astronomi. Lo stato della stella era estremamente insolito e l'improvvisa perdita di luminosità ha stimolato accese speculazioni sull'immediato futuro di Betelgeuse. L'oscuramento è normale fino a un certo punto, è come lo sfarfallio di una vecchia stella che sta lentamente esaurendo il suo carburante, ma le eclissi del 2019 e del 2020 sono state particolarmente degne di nota. Alcuni esperti le hanno viste come possibili indicatori dell'approssimarsi della fine del ciclo di vita della stella. Le stelle di questo tipo di solito mostrano cambiamenti nella loro luminosità causati da processi interni, come la convezione e l'attività superficiale associata. Tuttavia, l'entità del calo di luminosità di Betelgeuse è stata così straordinaria che devono essere coinvolti processi molto più drammatici all'interno della stella. Nel 2020 fu dato il via libera. L'improvviso oscuramento di Betelgeuse poteva essere spiegato in modo naturale. Nel 2004 la rivista Sky and Telescope riportò che Betelgeuse stava nuovamente subendo un'inspiegabile diminuzione di luminosità e potrebbero esserci prove sempre più evidenti che Betelgeuse sta subendo qualcosa di diverso da quello che gli scienziati sospettano. Nuovi dati 2024. La fine si avvicina? Hai mai pensato a come gli scienziati riconoscono che una stella sta per esplodere? Eventi come questo non accadono spesso. Tuttavia, ora sappiamo abbastanza bene cosa sta accadendo sulle e nelle vecchie stelle che stanno per esplodere. Il termine breve deve essere visto in un contesto cosmico. Betelgeuse è sicuramente nelle fasi finali della sua vita stellare e tuttavia le fasi finali della stella possono durare ancora migliaia di anni. Grazie a capacità tecniche sempre migliori, negli ultimi decenni la nostra conoscenza delle vecchie stelle e delle supernove è migliorata enormemente. Telescopi moderni come il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale James Webb ci permettono di vedere non solo la superficie, ma anche l'interno delle stelle. Telescopi come il James Webb possono rilevare la radiazione infrarossa proveniente dall'interno della stella, permettendoci di vedere cosa succede negli strati profondi di Betelgeuse. Il monitoraggio continuo di Betelgeuse da parte di vari osservatori sulla Terra e nello spazio mira a raccogliere sempre più dati che potrebbero aiutarci a capire le cause dei frequenti cambiamenti di luminosità e a fare previsioni il più possibile accurate sugli sviluppi futuri della stella. Sappiamo bene cosa succede intorno a Betelgeuse, ma gli scienziati sono rimasti sorpresi e allo stesso tempo incuriositi quando nel 2024 sono apparsi nuovamente segni di oscuramento. Nel 2020 i ricercatori hanno trovato una spiegazione. Betelgeuse ha subito una gigantesca espulsione di massa, in cui grandi quantità di materiale stellare sono stati scagliati nello spazio. Una parte della massa ha anche formato una nube di polvere che ha oscurato ampie parti della stella per settimane per poi dissiparsi nuovamente. Conosciamo anche le espulsioni di questo tipo dal nostro Sole, ma su una scala molto più piccola. Devi immaginare che il nostro Sole è 1000 volte più piccolo di Betelgeuse. Quindi è successo di nuovo. Betelgeuse ha mostrato un notevole cambiamento nella sua luminosità e questa volta non sono stati trovati segni di nubi di polvere o espulsioni. Cosa è successo questa volta? E ci sono sempre più prove di un'esplosione?
Alcuni scienziati hanno dato il via libera. Sono sicuri che l'insolita perdita di luminosità che si può osservare in questo momento sia una piccola deviazione all'interno dell'oscuramento ciclico che osserviamo da molto tempo. Betelgeuse conosce due cicli fondamentali in cui oscura periodicamente la sua luce: un ciclo più piccolo di circa 5 anni e mezzo e un ciclo più lungo di circa 10 anni e mezzo. Sono possibili deviazioni minori o maggiori poiché le stelle non sono orologi. Nonostante le smentite di alcuni ricercatori, quelli giapponesi sono giunti a una conclusione completamente diversa. In uno studio, l'astronomo giapponese Keiichi Maeda ha scoperto che la peculiarità della luminosità di Betelgeuse potrebbero essere causate da sottili cambiamenti nella struttura della stella e che non esiste una spiegazione completa per questi cambiamenti negli attuali modelli di evoluzione stellare. Se dovesse accadere, cosa vedremo della supernova? Sarebbe sicuramente un'esperienza unica nella vita assistere all'esplosione di una stella visibile a occhio nudo sulla Terra. La possibilità che Betelgeuse diventi presto una supernova affascina non solo gli astronomi, ma anche il grande pubblico. Molte persone vorrebbero assistere di persona a un evento del genere, anche se l'imminente esplosione della stella scatena in molti timori. Una supernova in una posizione così vicina alla Terra sarebbe un evento unico e spettacolare. Betelgeuse si trova a circa 700 anni luce da noi e l'evento finale sarebbe visibile da chiunque sulla Terra si trovi all'aperto o vicino a una finestra. Il cielo sarà abbagliante per alcuni istanti e quando la luce ci raggiungerà a NAC, l'oscurità diventerà luminosa come il giorno per alcuni istanti. Poi, per settimane o mesi, vedremo un nuovo corpo celeste brillante che può facilmente competere con la Luna in termini di luminosità. In origine una supernova indicava una nuova stella. Le persone che hanno assistito a questi rari eventi in epoche passate non sapevano nulla delle esplosioni stellari. Pensavano che i resti luminosi fossero nuovi corpi celesti. Le persone erano ancora più stupite quando il nuovo corpo celeste scompariva di nuovo dopo qualche settimana o mese. In questi luoghi rimane una stella di neutroni o una nebulosa cosmica, ma queste sono visibili solo con ottimi telescopi. Le supernove sono sicuramente uno degli eventi più spettacolari dell'universo. In particolare le stelle massicce finiscono in questo modo, mentre le stelle più piccole spesso bruciano semplicemente. Le esplosioni cosmiche di stelle vecchie svolgono un ruolo cruciale nel ciclo della materia all'interno del cosmo. Esse espellono nello spazio gli elementi pesanti prodotti nei nuclei delle stelle attraverso la fusione nucleare e altrove questa massa serve a costruire nuove stelle e pianeti. Si tratta di un riciclo cosmico superlativo. In una galassia come la nostra Via Lattea, un'esplosione di questo tipo avviene circa una volta al secolo. Tuttavia, ne vediamo solo alcune. Le supernove sono estremamente rare da vedere a occhio nudo. Circa 100 anni fa la supernova SN 1054 fu documentata da astronomi cinesi. Essi segnalarono un evento luminoso, la comparsa e la scomparsa di un corpo celeste nuovo o sconosciuto. Oggi sappiamo che la SN 1054 fu la nascita della nebulosa del Granchio. Questa supernova era così luminosa da essere visibile anche di giorno e la nebulosa del Granchio è ancora oggi un importante oggetto di studio per gli astronomi. Nell'era moderna, i telescopi sempre più perfezionati permettono di osservare con precisione le supernove anche nelle galassie più lontane. Grazie a queste osservazioni sappiamo sempre di più sui processi fisici e tuttavia eventi come l'esplosione di Betelgeuse rimangono eventi astronomici eccezionali. Un altro esempio di supernova molto ben documentata in tempi moderni è la SN 1987A, avvenuta nel 1987 nella Grande Nube di Magellano. Questa è una galassia piuttosto piccola che orbita intorno alla nostra Via Lattea come un satellite. La SN 1987A esplose il 23 febbraio 1987 e fu la prima supernova osservata dall'invenzione del telescopio. Questa supernova raggiunse una luminosità massima di circa 3 mag e fu brevemente visibile anche a occhio nudo. I resti della SN 1987A sono visibili ancora oggi e sono stati studiati in dettaglio dal telescopio spaziale Hubble e dall'osservatorio raggi X Chandra. Le osservazioni hanno mostrato che il nucleo della supernova è collassato in una stella di neutroni circondata da un anello di materiale in espansione. Il materiale è stato espulso durante l'esplosione e l'attrazione gravitazionale della stella di neutroni lo tiene in posizione.
L'anello si illumina in diverse lunghezze d'onda, tra cui i raggi X e la luce visibile. Una cosa è certa, Betelgeuse esploderà. Quando Betelgeuse esploderà esattamente come supernova, rimane una delle grandi domande dell'astronomia moderna. I ricercatori ipotizzano che potrebbe essere già avvenuta e che, data l'enorme distanza di circa 700 anni luce, potremmo vedere la luce dell'esplosione domani, tra 10 anni o addirittura tra molti decenni. Il ritardo temporale causato dalla velocità della luce rende impossibile prevedere il momento esatto. Quando Betelgeuse scomparirà, non solo terminerà il ciclo di vita di una stella, ma anche un'epoca della storia umana. Betelgeuse ha svolto un ruolo importante per migliaia di anni, essendo uno degli oggetti più luminosi e più evidenti del cielo notturno. In molte culture, Betelgeuse è stata un importante punto di riferimento ed è stata immortalata in molti miti e leggende. In tutto il mondo, i popoli primitivi conoscono questa stella rossa brillante e per i navigatori e i nomadi del deserto era un'importante stella guida che aiutava a determinare la direzione. Con la scomparsa di Betelgeuse, la costellazione di Orione, il grande cacciatore del cielo notturno, non sarà più la stessa. Betelgeuse forma la spalla destra di Orione ed è uno dei punti più luminosi di questa costellazione. Insieme alla caratteristica spada, il suo bagliore contribuisce in modo significativo alla riconoscibilità di questa popolare costellazione. La perdita di Betelgeuse lascerà un chiaro vuoto in questa figura celeste. Orione non sarà più la stessa dopo l'esplosione. La scomparsa definitiva di Betelgeuse come supernova non sarà solo un evento astronomico impressionante, ma anche un fenomeno culturale. Cambierà per sempre la nostra percezione del cielo notturno e coloro che hanno assistito all'evento dal vivo non lo dimenticheranno per il resto della loro vita. La scomparsa di Betelgeuse potrebbe ispirare le persone a creare storie e miti completamente nuovi che raccontano il ruolo di Betelgeuse e Orione nella cultura umana in modi nuovi. Il destino di Betelgeuse ci rende anche spietatamente consapevoli che anche le stelle, apparentemente eterne, sono mortali e soggette a continui cambiamenti. Sebbene i processi si svolgano in cicli e dimensioni temporali completamente diversi rispetto alla vita e alla morte sulla Terra, riflettono comunque la natura universale della creazione, dell'esistenza e della transitorietà. Clicca su iscriviti ora e partecipa a ogni nuovo video in evidenza.